Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Un altro scorcio del convento dei frati minori cappuccini per raccontarvi qui tra le mura di questo convento quello che accadde nel marzo del 1967. Padre Pio da Pietrelcina, ottantenne, si ritrova ad affrontare una nuova prova. Ecco, di nuovo la sofferenza che arriva nei confronti di un frate cappuccino e anche della sua stessa comunità religiosa. In questo caso invece a procurargli tanta sofferenza sono stati i giornali. Ci fu la pubblicazione, nonostante Padre Pio avesse vietato di pubblicarle, delle sue lettere, le lettere con i suoi direttori spirituali. Vennero integralmente pubblicate, ma quello che faceva ancora più soffrire Padre Pio è che queste lettere vennero pubblicate in una sorta di, potremmo chiamarla rubrica, su uno dei tanti giornali, di 45 puntate. Le stimmate di un frate sotto l'unghia dei diavoli, attraverso le lettere segrete. Beh, potete immaginare chi sono questi diavoli, quali sono queste lettere segrete, cioè una sorta di situazione che procurava sofferenza. Beh, naturalmente si trattava di indiscrezioni senza alcun fondamento che, benché ripetutamente smentite, fecero, come possiamo immaginare, il giro del mondo. Ma quello che accadde poi fu che lo stesso Vaticano voleva capirne un po' di più di quello che stava accadendo a San Giovanni Rotondo, inviando un vero e proprio visitatore apostolico, l'arcivescovo di Benevento, Monsignor Raffaele Calabria, che ebbe un delicato compito, quello di venire qui a San Giovanni Rotondo e quindi colloquiare con Padre Pio, con la stessa comunità dei frati, per poter capire quello che stava accadendo. Monsignor Raffaele Calabria è contento per l'osservanza regolare, li trova tutti prudenti, sono riservati in fatto di purezza di costume. Nessuna osservazione sulla povertà. I padri, che sono addetti alla persona di Padre Pio, si sacrificano in tutto. Sono per lui un motivo di continua umiliazione per la loro assistenza che gli prestano tutti i diversi incaricati attuali. Non ha ragione per giudicare la fedeltà dei padri cappuccini, che sbrigano la corrispondenza ed ha piena fiducia di loro. Inoltre, da questa visita emerge che Padre Pio è convinto che nella clinica ognuno adempia al suo dovere e chi manca è richiamato a farlo.